Il mondo della mafia vive invisibile sotto al nostro ed è capace di portare via i figli e i loro genitori per trasformarli in assassini attraverso un rito chiamato affiliazione. Quel mondo di sotto ha rubato persino una parola come famiglia dal nostro. La mafia chiama famiglie le proprie aggregazioni di criminali e i capi di queste cercano di sottrarre a Dio il potere di vita e di morte per essere gli unici, i soli, padrini. Bentornati in un nuovo video di Le Inchieste, nel secondo episodio della storia di Cosa Nostra, la mafia siciliana. Prima di incominciare vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, le-inchieste, per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Alla fine del primo episodio della storia di Cosa Nostra vi ho detto che avremmo parlato in questo episodio della storia di Don Vito Cascioferro, quello che può essere considerato a tutti gli effetti il primo e vero capo dei capi di Cosa Nostra, il primo padrino della mafia siciliana. Vito Cascioferro nacque nel 1862 a Palermo e fin da giovanissimo iniziò a seguire le orme del padre, che era legato alla piccola criminalità organizzata locale e che si dedicava appunto a estorsioni di denaro, furti di bestiame e che possedeva alcuni appezzamenti di terra nella campagna palermitana. Vito Cascioferro, quando ereditò il regno del padre alla sua morte, iniziò a fare a tutti gli effetti il barone, quella figura di cui vi ho raccontato nello scorso episodio. Possedendo quindi tutti quei terreni e acquistandone anche degli altri in seguito al denaro che aveva ottenuto tramite i suoi traffici illegali, iniziò a costruirsi un proprio feudo. Ma la cosa che molto probabilmente consentì a Vito Cascioferro di diventare il primo padrino di Cosa Nostra fu il fatto che non trattò male, non si approfittò dei contadini rendendo loro la vita impossibile e sfruttandoli al massimo, ma anzi iniziò a farsi voler bene dalle persone, iniziò a distribuire favori, ad ascoltare la gente che si rivolgeva a lui anziché allo Stato, anziché alla polizia per risolvere i propri problemi. Poteva capitare appunto, come abbiamo detto già nello scorso episodio, che ad alcuni contadini palermitani venissero rubati il bestiame oppure il raccolto dai briganti siciliani ed ecco che questi appunto non si rivolgevano alla polizia locale, al governo, allo Stato, ma si rivolgevano al padrino perché poteva in qualche modo risolvere il loro problema, fargli recuperare tutto quello che gli era stato rubato. Sentiremo tra poco da un estratto di una video intervista che è stata fatta alcuni anni fa delle persone che all'epoca di Vito Cascioferro erano soltanto dei bambini e che raccontano appunto come si ricordano la figura di questo padrino e raccontano come la gente palermitana lo rispettasse e si rivolgeva a lui per ogni evenienza. Come vi ricorderete, nello scorso video abbiamo detto che all'inizio del secolo, precisamente nel 1902, il governo centrale di Crispi iniziò una vera e propria repressione molto dura per tentare di arginare e combattere la mafia siciliana. Gli affari di Don Vito a Palermo vennero messi in questo modo in pericolo dal governo Crispi e così il padrino decise di scappare momentaneamente a New York, in quanto era legato a una famiglia che stava a New York di origini palermitane legata a Cosa Nostra. Fa parte del circolo dei civili, i notabili di Bisaquino. Ido era una persona che ci portavano tutto il rispetto a Ido, vabbè. Difatti c'era il circolo civile e allora c'erano principe e barone, cose. Ido non era né principe né barone, però siccome ci hanno portato il rispetto, l'hanno fatto socio da dopo circolo. E io si fumava un cigarro, mi aspettavo davanti un circo e si fumava un cigarro. Conoscevo che era Vito Cascioferro e lo vedevo alla facciata barcone, sopra il circolo, gli artigiani. Elegante, c'era del pizzo, del baffe. Non lo ricordo nel piazzale del municipio. Il meridione, la Sicilia in particolare, si sentiva non attenzionata da parte del governo centrale, per cui alcune figure sostituivano lo Stato. Grazie al circolo dei civili e alla loggia massonica di Bisaquino, Cascioferro allaccia una serie di relazioni che lo portano ad avvicinarsi ai circoli mafiosi di Palermo. Ido era il capo. Lui era il capo. Cascioferro diventa un don. Costruisce una rete di traffici, favori, connivenze, omicidi, ma si avvale anche del sostegno popolare che vede in lui un paladino degli oppressi. È, a tutti gli effetti, un padrino. Vito Cascioferro era più
umano con i poveri, l'aveva con i ricchi. Lui era in realtà adorato dai paesani. Io era uno che si faceva rispettare dal popolo ricco, vabbè. Un popolo basso non lo molestava mai. Diverse volte rubavano dei muli, dei cavalli, cose, pecore. La gente andava a reclamare. E lui si faceva trovare. Faceva tremare pure. Faceva anche tremare. Ed ecco che appena sbarca infatti a New York, Vito Casciaferro entra nella mano nera attraverso la famiglia capeggiata allora da Giuseppe Morello. Giuseppe Morello era un mafioso siciliano che conosceva Don Vito, originario di Corleone, e che sarà a capo della famiglia genovese fin dalle sue origini. Possiamo infatti considerare Morello come il fondatore della famiglia mafiosa italo-americana legata a Cosa Nostra dei Genovese, che come vedremo tornerà spessissimo come protagonista lungo il nostro racconto. Don Vito appunto attraverso Morello entra nella Mano Nera. Don Vito vide però che la Mano Nera a New York era organizzata in una serie di bande in continua lotta tra di loro, ma che in questo modo non facevano altro che offrire il fianco alla polizia e vedere quindi continuamente messo in pericolo il loro potere, il loro controllo sul gioco d'azzardo, sul racket, sulla prostituzione. Che cosa capì quindi Vito Casciaferro? Che se fosse riuscito lui ad unire sotto un'unica mano tutte quelle bande legate alla mano nera della mafia di Little Italy, cioè quella zona di New York in cui comandavano le famiglie mafiose italiane, ecco che allora avrebbe potuto fare anche di Cosa Nostra americana, di Cosa Nostra statunitense, una vera e propria organizzazione potente come quella palermitana. Tra le diverse attività illegali che la mano nera svolgeva a New York attraverso Giuseppe Morello c'era anche la contraffazione di banconote false. Sempre nel 1902, non molto tempo dopo che arrivò a New York, Vito Casciaferro venne arrestato insieme a Morello proprio con questa accusa, perché la polizia lo aveva sospettato di essere lui a capo di una delle bande che appunto distribuiva banconote false. In particolare, quello che la mano nera statunitense faceva era obbligare i commercianti locali ad acquistare le loro banconote false. Quindi che cosa faceva in breve attraverso questa attività criminale la mano nera statunitense? Mettiamo per esempio, vendeva $1,000 di banconote false ai commercianti in cambio di $500-600. In questo modo le banconote false andavano a mescolarsi attraverso l'attività di tutti i negozi di Little Italy con le banconote vere, quindi con il flusso reale di denaro. Giuseppe Morello si fece convincere da Don Vito Casciaferro a tentare di mediare con tutte le bande della mano nera in continua lotta tra di loro. Ed è così che nel 1903, dopo solo un anno dall'arrivo a New York di Vito Casciaferro, ecco che Don Vito diventa anche il padrino principale referente di Cosa Nostra siciliana. La banda che poi appunto andrà a formare la famiglia genovese allora veniva chiamata all'inizio della sua storia a New York la banda degli sfregi, perché tutti coloro che si opponevano al pizzo di Morello e Casciaferro, che si opponevano ad acquistare le loro banconote false, venivano sfregiati sul viso con dei coltelli dai sicari dei padrini. Appunto, come vi dicevo poco fa, Morello e Casciaferro vennero però scoperti e arrestati dai servizi segreti statunitensi per questa contraffazione e riciclaggio di denaro. Incredibilmente però a Casciaferro e a Morello vennero forniti degli alibi inattaccabili da persone legate alla politica locale. Dovettero quindi essere così scarcerati, ma nel 1903 accade qualcosa che cambiò per sempre la storia di Cosa Nostra italo-americana. Sì, perché ad indagare sulla mano nera di New York, sulla Little Italy mafiosa di New York, arrivò un poliziotto anch'egli italo-americano, Giuseppe Gio Petrosino. Petrosino aveva origini campane, nacque infatti a Padula nel 1860. Nel 1903 era già ritenuto il miglior poliziotto di New York, nonostante i suoi metodi molto brutali, che consistevano anche nella tortura dei criminali incarcerati già e non, per ottenere informazioni più dettagliate possibili e prove contro la mafia. Petrosino per questo nel 1903 viene mandato nella Little Italy di New York ad indagare sulla banda di Morello e Casciaferro. Riuscì fin da subito a far arrestare moltissimi mafiosi legati alla mano nera perché estorcevano denaro, e Gio Petrosino provò questo. Petrosino inizia ad occuparsi anche delle prime gang coinvolte in omicidi ed estorsioni, quel ricatto che in americano diventa racket. Petrosino si convince dell'esistenza di una organizzazione criminale di siciliani negli Stati Uniti d'America, a New York in particolare,
che gli chiama, ma non era. Ad un certo punto, tra le strade di Little Italy, all'interno di un barile, sempre nel 1903, viene trovato il cadavere di un mafioso sfregiato. Si trattava di Roberto Madonia, un mafioso legato a Cascioferro e a Morello, che aveva osato chiedere più soldi per lui. Si tratta del famosissimo delitto del barile, legato appunto alla figura di Gio Petrosino e di Vito Cascioferro. Perché? Perché appunto Gio Petrosino, utilizzando i suoi metodi molto discussi ma indubbiamente efficaci, fece parlare in carcere un uomo legato alla mafia, il quale raccontò esattamente come erano andati i fatti. Raccontò appunto che Madonia chiese più soldi perché sapeva che Cascioferro e Morello ne stavano facendo moltissimi, ma per questa sua richiesta venne fatto uccidere dai due padrini. Immediatamente Petrosino arresta personalmente Morello e Cascioferro, ma incredibilmente Don Vito riesce a uscire pagando una cauzione di $16,000, che all'epoca erano tantissimi. Subito però, sapendo che Gio Petrosino non avrebbe mollato per un secondo, tornò in Sicilia a nascondersi. Prove raccolte nel frattempo da Petrosino sono inattaccabili. Morello viene riarrestato e incarcerato, mentre Cascioferro ormai è lontano. 1903. In un vicolo di Little Italy viene ritrovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi, il corpo compresso in un barile pieno di segature. Il barile porta il marchio della Wallace & Tomney, una società che fa riferimento alla Stella d'Italia, un covo di criminali già schedati come uomini di punta della Mano Nera. Petrosino identifica la vittima in Roberto Madonia, un uomo d'onore di Don Vito Cascioferro, che viene arrestato e interrogato. C'era un tenente chiamato tenente Petrosino che lo interrogava, interrogava tutte, dopo che aveva arrestato a tutte, interrogava a tutte. E poi io, nell'ultimo, ci disse, la lingua dice un nave ossa e rompe l'ossa, dice. Cascioferro esce su cauzione. Madonia, racconta l'uomo, aveva osato reclamare la sua parte sul ricavo dello spaccio proveniente da una partita di dollari falsi, firmando così la sua condanna a morte. Petrosino arresta personalmente Gio Morello, titolare della Stella d'Italia. Gli sfugge, tuttavia, il pesce più grosso, Vito Cascioferro, che nel frattempo è tornato in Sicilia. Ovviamente Gio Petrosino dedicò da quel momento in poi la sua intera vita a cercare e arrestare Vito Cascioferro. Sapeva ormai che era scappato a Palermo, ma il suo lavoro continuava anche a New York. Gio Petrosino fu il primo ad inventare un nuovo metodo per combattere e soprattutto conoscere Cosa Nostra. Iniziò a mappare tutti i criminali e le famiglie mafiose a cui appartenevano di Little Italy, creando un vero e proprio archivio formato da foto, nomi e collegamenti. Capì anche che appunto Cosa Nostra era legata mani e piedi alla politica locale, dalla quale otteneva protezioni e in cambio dava denaro o favori. Può dire che giunse alle stesse conclusioni a cui sarebbero giunti a Palermo 100 anni dopo quasi Falcone e Borsellino. In Italia la storia di Gio Petrosino fa il boom, la sua storia viene raccontata da fumetti, giornali in continuazione pubblicano notizie sul suo lavoro a New York, sulla sua lotta alla mafia. Ebbene, la figura di Gio Petrosino diventa una sorta di riscatto per gli italiani, perché per una volta un italiano che era emigrato negli Stati Uniti non c'era andato per delinquere, per allargare le file di Cosa Nostra e della mafia, ma era andato invece lì a combattere la mafia, ad arrestare i mafiosi, senza mezze misure, senza esitazione. Gio Petrosino inventa la figura del super poliziotto, diventa appunto il riscatto per tutti quei mafiosi che altro non avevano esportato che malavita negli Stati Uniti fino ad allora. Lo stato di servizio del tenente Gio Petrosino parla chiaro. 2500 arresti in 3 anni e più di 500 criminali rispediti in Italia. Insomma, tra Petrosino e l'organizzazione di Don Vito è guerra, guerra aperta. Vito Cascioferro gli ha giurato vendetta, ma Petrosino non molla e fa di tutto per arrestare e rispedire gli uomini delle famiglie siciliane in Italia. Cascioferro, in gran segreto, dopo essere rimasto a Palermo per un certo periodo nascosto, iniziò a fare avanti e indietro tra New York e Palermo, perché doveva continuare sotto la sua figura, sotto il suo potere, quel legame strettissimo che si era ormai instaurato tra la Cosa Nostra italiana e la Cosa Nostra statunitense. Probabilmente fu lui a dare l'ok a Raffaele Palizzolo per organizzare l'omicidio di Emanuele Notar Bartolo, di cui abbiamo raccontato lo scorso episodio. Perché da quello che scoprì Gio Petrosino, Raffaele Palizzolo era una vera e propria marionetta nelle mani di Vito Cascioferro, che stava a Roma in Parlamento. Gio Petrosino capì
che se non avesse fermato Cacciaferro non sarebbe mai riuscito a fermare la mafia e così, in gran segreto, iniziò a preparare la sua partenza per Palermo. Sapeva di non potersi fidare di nessuno, non prese contatti con la polizia palermitana perché sapeva che in neanche mezzo secondo avrebbero scoperto i mafiosi del suo arrivo. Purtroppo però, una volta ottenuti tutti i permessi, la partenza di Gio Petrosino verso Palermo per arrestare Don Vito Cacciaferro viene scoperta. Una fuga di notizie però da New York tra i collaboratori, magari anche loro corrotti, della polizia di New York, appunto, una fuga di notizie consente ai giornali di pubblicare questa notizia. Petrosino sta arrivando in Italia. Prima di arrivare a Palermo, però, Petrosino si ferma alcuni giorni in campagna dai suoi parenti. Come abbiamo detto, infatti, era nato a Padula e lì aveva alcuni zii. La testimonianza di questi zii sappiamo che loro cercarono in tutti i modi di convincere Joe a tornare negli Stati Uniti, dicendogli che la sua notizia in Italia ormai si era diffusa, che certamente ormai la mafia e Vito Cacciaferro sapeva che sarebbe andato a Palermo. Ma Petrosino, imperterrito, rispose no. Mi ci sono voluti troppi anni, troppo tempo, troppo sacrificio, per rinunciare adesso alla cattura del padrino. Come abbiamo detto, per evitare di essere intercettato e bloccato, Gio Petrosino non collaborò mai con la polizia italiana, fece tutto da solo. Si può dire a tutti gli effetti che Petrosino a Palermo non agì da poliziotto, ma da investigatore privato. Certo, aveva l'appoggio e l'ok della polizia statunitense di New York, ma non di quella italiana, non della prefettura e questura italiana. Difatti, quando si reca in questura per chiedere i fascicoli legati ai mafiosi locali che erano schedati, quando li apre li trova vuoti. Qualcuno, sapendo ovviamente del suo arrivo, infatti, aveva fatto sparire tutti i documenti che parlavano dei mafiosi palermitani. Probabilmente Vito Cacciaferro pensava che Petrosino, una volta accortesi di essere da solo, di non avere alcun tipo di collaborazione a Palermo, se ne sarebbe tornato negli Stati Uniti tranquillamente. Ma così non accadde. Petrosino continuò a cercare informazioni, testimoni e ad indagare, a cercare prove contro l'organizzazione di Cosa Nostra e di Don Vito Cacciaferro, il padrino. L'errore che commise il super poliziotto fu probabilmente quello di pensare erroneamente che Cosa Nostra non avrebbe mai osato uccidere un poliziotto americano. Infatti Gio Petrosino girava sempre disarmato, senza alcuna arma e ovviamente, appunto, essendo lì da solo, senza scorta. Il 12 marzo del 1909 Gio Petrosino alle 20:45 sta cenando nel solito locale di Palermo dove si recava prima di andare a dormire. Ed ecco che il cameriere di quel locale dice che ci sono due persone fuori che lo stanno aspettando perché hanno delle informazioni su Don Vito Cacciaferro. Petrosino, appunto, incurante del pericolo, come abbiamo detto, uscì disarmato dal ristorante e si recò dove gli aveva indicato il cameriere. Non fu però raggiunto da due persone, ma da quattro proiettili, tre dei quali raggiunsero la nuca, uccidendolo all'istante. In Piazza Marina, a Palermo, quando vengono uditi quei colpi di pistola, c'è un caos generale, un generale fuggi-fuggi. Soltanto alcune persone si avvicinano al corpo ormai senza vita del povero Gio Petrosino e ne constatano la morte. Il console statunitense a Palermo telegrafò immediatamente al suo governo americano quanto segue: Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città questa sera. Gli assassini sconosciuti. Muore un martire. Il governo italiano, come segno, mise immediatamente 80 milioni di lire in palio a chiunque fornisse informazioni sugli assassini del detective. Ma la paura della mafia era già più forte di qualsiasi somma di denaro. L'omertà trionfò ancora una volta e tutte le bocche dei palermitani rimasero chiuse. A New York 250.000 persone si recarono al funerale di Gio Petrosino, il primo vero poliziotto che dedicò la sua vita alla lotta alla mafia. 150.000 persone, tra cui le più alte cariche dello Stato statunitense, non si erano mai viste al funerale di nessuna persona negli Stati Uniti. 12 aprile 1909. A un mese dalla sua morte si svolgono i solenni funerali del tenente della polizia americana, Giuseppe Gio Petrosino. Sono presenti le massime autorità dello Stato e della città di New York. Il Dipartimento di Polizia in parata precede il corteo funebre per le vie di Little Italy. Intorno al feretro si raccoglie una folla di oltre 200.000 persone. Nessuno in America aveva mai ricevuto prima un così grande omaggio. Immediatamente negli Stati Uniti iniziò una vera e propria rivolta contro la mano nera che aveva ucciso Gio Petrosino. La polizia di New York compie una serie di arresti mai vista fino ad allora.
Dopo la morte del suo acerrimo nemico, Vito Cassoferro fu arrestato per le sue attività criminali ben 69 volte. Sempre a farla franca, ad uscire di prigione quasi subito, finché in Sicilia non fu mandato dal duce, dal fascismo di Benito Mussolini, il prefetto di Ferro, Cesare Mori, di cui parleremo tra poco, il quale riuscì invece a farlo arrestare e a farlo condannare all'ergastolo. Vito Cassoferro infatti morì nel 1943 nel carcere di Pozzuoli, dove fu dimenticato durante la fuga generale in seguito ad alcuni bombardamenti degli alleati sulla città e morì appunto di stenti. Una brutta fine per il primo capo dei capi di Cosa Nostra. Luciano Nicoletti, 14 ottobre 1905, contadino socialista impegnato nella continua lotta per le terre affinché fossero date in gestione collettiva ai contadini che ci lavoravano, fu ucciso a Corleone. Andrea Orlando, 13 gennaio 1906, un medico chirurgo consigliere comunale socialista di Corleone, fu ucciso anche lui nella città palermitana. Pietro Vasta, 5 agosto 1909, fu ucciso a Favara per la sua lotta contro l'usura. Lorenzo Panepinto, 16 maggio 1911, maestro elementare consigliere comunale socialista, ucciso per le sue idee politiche. Mariano Barbato, 20 maggio 1914, esponente di spicco del Partito Socialista, venne ucciso assieme al cognato Giorgio Pecoraro. Nel 1915 l'Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale e vennero chiamati alle armi ovviamente tutti i giovani, anche palermitani. Esattamente come poco dopo l'Unione d'Italia, in Sicilia i disertori furono numerosissimi. Non andarono però questa volta per la maggior parte ad ingrossare le file dei briganti, ma quelle di Cosa Nostra. La mafia offre protezione e sicurezza a coloro che, non sentendosi italiani, non volevano andare a combattere al fronte. Diversamente, infatti, che al 1860, ora i giovani che non volevano andare a combattere nell'esercito si rivolgevano al padrino per ottenere protezione, in cambio ovviamente di cominciare a lavorare per la mafia. Bernardino Verro fu la 28esima vittima di Cosa Nostra, ucciso il 3 novembre del 1915. Era il sindaco socialista di Corleone, quel paese che, come abbiamo visto, fin dall'inizio della storia di Cosa Nostra si legò alla mafia siciliana. E ovviamente quel paese che troveremo spesso e successivamente nel nostro racconto legato alla famiglia che fece tremare lo Stato dagli anni 80 in poi. Ma chi era Verro? Era un sindaco socialista appunto che riuscì a salire al potere a Corleone, ma che dedicò appunto tutto il suo impegno politico anche egli alla lotta per la terra in favore dei contadini. Addirittura per proteggere se stesso cercò di infiltrarsi all'interno della mafia. E come fece questo? Addirittura diventando un affiliato di una famiglia mafiosa di Corleone, la Cosca dei Fratuzzi. Raccontò lui stesso come attraverso il rito di iniziazione entrò nella mafia. Fu invitato a prendere parte ad una riunione segreta dei Fratuzzi, scrive Verro. Entrai in una stanza misteriosa dove erano presenti alcuni uomini armati di pistola. Al centro del tavolo c'era un pezzo di carta su cui era disegnato un teschio e un coltello. Per essere ammessi nei Fratuzzi, dovevo essere sottoposto ad una iniziazione costituita da alcune prove di fedeltà e dalla puntura del labbro inferiore con la punta del coltello. Il sangue, dalla ferita, avrebbe macchiato il teschio. Chiaramente abbiamo qui una delle prime testimonianze di come avveniva il rito di iniziazione a qualsiasi cosca palermitana. Veniva appunto fatto uscire del sangue o dal dito o dal labbro della persona che doveva entrare nella famiglia, legandosi quindi tramite un patto di sangue agli altri esponenti mafiosi, e doveva pronunciare probabilmente una serie di frasi, mentre la figurina su cui era stato fatto scendere il sangue, che in questo caso rappresentava il teschio con un coltello per rappresentare appunto la natura criminosa dell'associazione, ma successivamente invece rappresenterà la Madonna, e quel santino solitamente veniva fatto bruciare con il sangue dell'iniziato. Verro però fu ben presto scoperto e fatto uscire dalla famiglia e scrisse quanto segue. Codesti antichi gabellotti mafiosi, finché erano stati soli a pretendere in affitto gli ex feudi, avevano potuto imporre ai proprietari e ai contadini le condizioni più favorevoli ai loro interessi. Invece, con il sorgere della cooperativa agricola e con i relativi scioperi dei contadini che organizzava lui, erano venuti a trovarsi di fronte ad una concorrenza formidabile, in quanto che la cooperativa offriva ai proprietari delle terre guadagni più elevati di quelli imposti dai gabellotti mafiosi, da qui l'odio profondo di costoro che venivano lesi nei loro interessi e del bisogno di farne vendetta. Verro racconta appunto quella che era stata la sua esperienza diretta
della mafia. Sapeva che gliel'avrebbero fatta pagare in qualche modo. Dopo l'introduzione del suffragio universale in Italia maschile nel 1912, Verro si candidò alle elezioni comunali di Corleone perché sapeva di poter vincere in quanto la maggior parte della popolazione contadina del piccolo paese lo sosteneva. Venne infatti eletto sindaco con 24 seggi su 30 totali. Divenne il primo sindaco socialista di Corleone, ma per la mafia questo era troppo. 3 novembre del 1915 Verro lasciò il suo comune per recarsi a casa. Stava andando incontro alla moglie e alla piccola bambina di un anno. Disse ai poliziotti che lo scortavano che potevano pure andare perché ormai stava tornando a casa, ma proprio mentre stava per abbracciare la sua famiglia venne raggiunto da due sicari che gli spararono 11 rivoltellate nella schiena. Giorgio Gennaro, 16 febbraio 1916, prete non gradito a Cosa Nostra. Giovanni Zangara, 29 gennaio 1919, dirigente contadino, viene ucciso a Corleone perché è socialista. Costantino Stella, 6 luglio 1919, anche lui era un prete, uscì però dalla sacrestia per dedicarsi ad importanti attività sociali in favore dei contadini e per questo fu accoltellato. Giuseppe Rumore, 22 settembre 1919, segretario della Lega dei Contadini, venne ucciso a Prizzi. Alfonso Canzio, 19 dicembre 1919, presidente della Lega per il miglioramento agricolo, venne ucciso a Barra Franca. Nicola Alongi, 29 febbraio 1920, dirigente socialista e anima del movimento contadino. Paolo Lipuma e Croce di Giangi, 30 settembre 1920, due contadini consiglieri comunali socialisti vennero uccisi a Petraglia Soprana. Paolo Mirmina, 3 ottobre 1920, combattivo sindacalista socialista ucciso a Noto. Antonino Scuderi, 9 ottobre 1920, segretario della cooperativa agricola nonché consigliere comunale socialista. Giovanni Orcel, 14 ottobre 1920, segretario dei metalmeccanici di Palermo, nonché promotore, insieme ad Alongi, del collegamento tra movimento operaio e movimento contadino. Per questo fu assassinato dalla mafia a Palermo. Giuseppe Monticciolo, 27 ottobre 1920, presidente socialista per il miglioramento agricolo, ucciso a Trapani. Stefano Carogna, 17 novembre 1920, arciprete di Gibellina. Giuseppe Zaffuto, Gaetano Circo, Calogero Falledda, Carmelo Minardi, Salvatore Varsalona, tutti quanti morti il 26 dicembre 1920 a Palermo, in un agguato. Difatti, quattro persone incappucciate mai riconosciute lanciarono una bomba all'interno della sezione socialista del paese. Dall'accertamento successivo compiuto dai carabinieri, risultò che l'atto criminale venne organizzato e compiuto da Cosa Nostra perché le cooperative agricole socialiste avrebbero provocato la fine dei campieri della mafia che indisturbati imperavano su tutte le campagne e su tutti i proprietari. Giuseppe Compagna, 29 gennaio 1921, contadino consigliere comunale socialista di Vittoria. Pietro Ponzo, ucciso il 19 febbraio 1921, contadino nonché presidente della cooperativa agricola di Salemi. Mariano De Caro, 7 aprile 1921, dirigente locale socialista, fu ucciso in piazza a Misilmeri. Vito Stassi, 28 aprile 1921, dirigente del movimento dei contadini, venne ucciso a Piana degli Albanesi. Giuseppe Cassarà e Vito Cassarà, dirigenti socialisti uccisi dalla criminalità organizzata. Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Spatola e Paolo Spatola, tutti fratelli, parenti di Giacomo Spatola, che era il presidente della società agricola cooperativa socialista di Paceco. Sebastiano Bonfiglio, 11 giugno 1922, sindaco di Erice, nonché membro della direzione dell'allora Partito Socialista Italiano. Come abbiamo visto, all'inizio degli anni 20 la mafia siciliana compì una vera e propria strage tra i ranghi dei socialisti siciliani, non solo palermitani ma di tutta la regione, perché osavano chiedere più diritti per i contadini e osavano voler combattere con tutte le forze tutti gli affari illeciti che la mafia faceva nelle campagne della Sicilia. Questo fu uno anche dei motivi per cui appunto Mussolini, subito dopo la sua prima visita da duce del fascismo e d'Italia a Palermo nel 1924, mandò Cesare Mori, quello che sarà soprannominato il prefetto di ferro per la sua forza nella lotta contro la mafia, e lo mandò con questo telegramma: Vostra Eccellenza ha carta bianca, l'autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto, assolutamente ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno,
non costituirà problema. Noi faremo nuove leggi. Siamo ad uno snodo fondamentale per la storia di Cosa Nostra. Siamo in uno snodo fondamentale per la storia d'Italia. Il fascismo ha preso il potere, Mussolini è il duce e non può assolutamente ammettere che ci siano degli altri poteri oltre al suo che comandino in Italia. Per questo diede carta bianca a Cesare Mori. Aveva visto Mussolini con i suoi stessi occhi chi erano i padrini, che cosa avevano fatto in quegli anni, tutti gli omicidi che avevano organizzato. Finalmente furono centinaia gli uomini mafiosi arrestati e condannati. Tra questi, come abbiamo detto prima, c'era anche Vito Cacciaferro. Se Cacciaferro era riuscito a resistere a Petrosino, perché questo non aveva l'appoggio della polizia locale e dello Stato italiano, non riuscì a resistere al prefetto di Ferro, a Cesare Mori, che finalmente lo fece condannare all'ergastolo. Per ottenere questo obiettivo, avere le prove necessarie, Cesare Mori si servì anche dei metodi extralegali, come la tortura di carcerati e mafiosi, un po' il metodo alla Petrosino, e fece tutto questo con il consenso e il pieno appoggio del duce. Vito Cacciaferro, infatti, il primo padrino, era stato arrestato e condannato in via definitiva, ma non perché aveva compiuto dei crimini inenarrabili e li compiva da anni, ma perché era un pericolo, un contendente al potere di Mussolini. Una volta sistemato Cacciaferro, Cesare Mori compì quella che è ritenuta a tutti gli effetti la sua più grande impresa contro la mafia: l'assedio di Gangi. A Gangi, infatti, erano rintanati moltissimi criminali legati a Cosa Nostra e il 1 gennaio del 1926 la polizia compì un vero e proprio rastrellamento arrestandoli tutti quanti sotto gli ordini di Mori e del Duce. Moltissimi capi mafia furono arrestati dal prefetto di Ferro e condannati, tant'è che tantissimi esponenti di alto rango di Cosa Nostra fuggirono negli Stati Uniti, andando ad ingrossare le fila di Cosa Nostra americana. Fu il primo e vero e proprio colpo durissimo che venne dato a Cosa Nostra dalla sua nascita. Ad un certo punto però Cesare Mori, continuando nelle sue indagini, trovò qualcosa di sconcertante. Capì infatti che anche tra gli alti ranghi dei fascisti si nascondevano dei mafiosi. Il fascismo infatti era il governo del paese all'epoca e come sempre Cosa Nostra si trovava legata mani e piedi agli esponenti di quel governo. Lo stesso Mussolini nel 1929, su pressioni molto forti di alcuni fascisti altolocati, dovette cedere e far mettere in disparte il prefetto di Ferro in prepensionamento. Cesare Mori, avendo capito il motivo per cui era stato messo in disparte, perché aveva osato toccare la politica, aveva finito per capire fin dove arrivava Cosa Nostra, ebbene scrisse queste parole, e le scrisse da senatore in diciamo il contentino che gli fu dato per accettare di buon grado il suo sollevamento dall'incarico di prefetto di Palermo. E disse: costoro non hanno ancora capito che i briganti e la mafia sono due cose diverse. Noi abbiamo colpito i primi, che rappresentano l'aspetto più vistoso della malavita siciliana, ma non il più pericoloso. Il vero colpo mortale alla mafia lo daremo quando ci sarà consentito di rastrellare non soltanto tra i fichi d'India, ma negli ambulacri delle prefetture, delle questure, dei grandi palazzi padronali e, perché no, di qualche ministero. Antonino Ciolino, 30 aprile 1924, ucciso perché gestore delle lotte contadine per la terra. Spero che anche questo secondo video sulla storia di Cosa Nostra vi sia piaciuto e vi abbia fatto scoprire qualcosa che non conoscevate su questa triste storia. Come abbiamo visto, gli anni 20 furono veramente anni di sangue per quanto riguarda le vittime di Cosa Nostra. Abbiamo anche detto che moltissimi mafiosi, vista l'area che tirava durante il fascismo, fuggirono negli Stati Uniti per gestire le loro attività criminali, e difatti il prossimo episodio sarà dedicato agli anni 20 negli Stati Uniti, a vedere come in quegli anni negli Stati Uniti Cosa Nostra americana iniziò il proprio regno. Vedremo chi saranno i protagonisti di quell'ascesa incredibile dei padrini italo-americani, quell'ascesa che purtroppo Joe Petrosino non riuscì in nessun modo ad evitare.